corso di laurea magistrale in scienze economiche. Successivamente nel 2018 ho conseguito la laurea magistrale. Avevo deciso di iscrivermi al corso di laurea in scienze economiche perché lo trovavo, quello di Roma 3, particolarmente peculiare sulla base dei tipi di insegnamenti che forniva e anche il metodo di insegnamento che veniva proposto. Credo che la cifra principale del corso di laurea in scienze economiche si concretizzi in due punti. Il primo punto è il fatto che vengano proposte delle teorie economiche, degli approcci teorici all'analisi economica alternativi rispetto a quelli che prevalentemente sono diffusi presso altre università e che animano anche le politiche economiche delle istituzioni internazionali. Nello specifico, il fatto che venisse proposta un insieme di teorie e di approcci teorici alternativi utili a spiegare la distribuzione del reddito, l'inflazione, le determinanti della crescita, credo che abbia rappresentato la peculiarità del corso di studi e credo che tuttora la rappresenti. Di fianco alla presentazione di approcci teorici alternativi vi è una solida base, statistico-quantitativa che permette di interpretare i fenomeni economici sulla base anche dei dati che possono essere utili all'analisi economica stessa. Successivamente al conseguimento della laurea ho deciso di proseguire il mio percorso in un ciclo di formazione dottorale in economia politica presso il Dipartimento di Economia di Roma 3. Durante questo percorso di ciclo dottorale sono risultato vincitore di un concorso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove da gennaio sono stato assegnato al Dipartimento del Tesoro. Nello specifico mi occupo di analizzare gli andamenti congiunturali dell'economia italiana e di partecipare alla formulazione di quelle che sono le previsioni macroeconomiche di breve periodo utili a determinare il quadro macroeconomico nazionale. Io penso che il corso di laurea in scienze economiche e nello specifico quello di Roma 3 apra molte possibilità professionali all'interno di istituzioni come ministeri, banche centrali, enti di ricerca e anche all'interno del settore finanziario, quindi istituzioni finanziarie e più generalmente parlando il sistema bancario.